portano al primo ospite di giornata, che è il presidente della WISP, Vincenzo Manco. Buon pomeriggio presidente, ben ritrovato su Radio 1 Sport. Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito. WISP che insomma in questi giorni di grande confusione, mi verrebbe da dire, nel mondo dello sport, dopo l'emanazione dell'ultimo DPCM che insomma appone anche per il mondo dello sport nuove limitazioni, insomma ha cercato anche lei in prima linea, anche oggi con un comunicato, di insomma da una parte sottolineare, no? Forse anche i limiti troppo stringenti, quantomeno dal vostro punto di vista, e dall'altra di avere un'uniformità, perché poi insomma stiamo vedendo in questi giorni che all'interno delle leggi le varie federazioni si stanno muovendo un po' in maniera sparsa, diciamo così. Sì, intanto come WISP continuiamo a dire che abbiamo tutta l'intenzione di rispondere in modo responsabile a ciò che sta accadendo, perché credo che questo comportamento da parte di alcuni organismi sportivi non tenga poi conto che l'emergenza Covid ancora la stiamo vivendo tutta, ma nello stesso tempo noi siamo rappresentanti di una moltitudine di soci, di circa 15.000 realtà associative in base, e sentiamo tutta la responsabilità di dover comunque rappresentare questo mondo e dire che le ricadute di questi PCM sono sicuramente pesanti, e abbiamo avuto la necessità quindi di dire alla politica, al governo soprattutto, di intervenire con un sostegno particolarmente consistente, perché davvero il movimento, lo sport in base soprattutto, è in ginocchio, e abbiamo stigmatizzato comportamenti da parte di federazioni sportive, di altri enti di promozione sportiva, di organismi sportivi che onestamente non ci piacciono, che sono atteggiamenti surrettizi, che vogliono salvaguardare ciò che il DPCM consente, ma che magari qualche tempo prima quegli stessi organismi sportivi non organizzavano. Ecco, quali sono le attività più penalizzate, parlando proprio di sport di base? Ma sicuramente le attività più penalizzate, come dire, sono tutte le attività, diciamo, sportive di base, possibilmente, che noi sostanzialmente possiamo fare, visto che le piscine, le palestre sono chiuse, se non per la possibilità delle competizioni appunto di interesse nazionale, è un modo per poter davvero creare una falsia pesante su quello che è l'attività che noi soprattutto rappresentiamo. Ecco, questa è una difficoltà davvero enorme. Credo che su questo ci sia anche un elemento culturale che questo paese deve superare. Forse lo sport è ancora considerato, come abbiamo detto in questi giorni, dopo lavoro, è considerato tempo libero e non ancora un vero e proprio progetto di vita delle persone. Ha detto vogliamo salvaguardare, recuperare sia l'economia che chiaramente la salute in una situazione difficile. Beh, lo sport è una perfetta sintesi, ancora di più lo sport sociale è una perfetta sintesi di questo: prevenzione e promozione della salute e appunto economia, lavoro, impresa e impresa sociale, economia sociale, il lavoro e il sostegno alle famiglie attraverso quel lavoro che noi comunque consentiamo ai vari collaboratori sportivi e quant'altro. Sì, anche perché poi no. Oh, giustamente, come ha sottolineato lei, Presidente, spesso si pensa, ma lo sport, insomma, o da una parte i professionisti iperpagati, strapagati, che poi in realtà sono sempre pochi, quelli del calcio, esatto, o pochissimi, e dall'altra non si pensa a tutto quel sottobosco, peraltro con tutta una serie di anche contratti particolari molto poco tutelati, e che però insomma fanno di quello che per molti magari è ricreativo, e peraltro insomma non è che quello che è ricreativo è male a prescindere, insomma, no, un vero e proprio lavoro. Assolutamente così. Noi abbiamo anche ieri nel Consiglio Nazionale del CONI, come WISP, lanciato anche, approfittando di questa situazione, la necessità per esempio di ragionare sul vero e proprio, abbiamo definito, dizionario dello sport, della pratica sportiva. Insomma, tra i vari DPCM si confonde ciò che è il senso legislativo della definizione di qualche attività sportiva da quelle che sono le categorie anche sociologiche sulla pratica sportiva. Faccio un esempio: si è parlato di sport amatoriale, per sport amatoriale cioè abbiamo inteso la cosiddetta partitella tra amici. Diciamo, nella condizione anche nell'immaginario collettivo, il termine dell'amatorialità è tutto ciò che noi, anche in promozione sportiva, la WISP,
facciamo e organizziamo nella nostra quotidianità nei vari campionati, tornei, iniziative, manifestazioni, appunto, che possono riguardare il calcio, la pallavolo, la pallacanestro e quant'altro. Ma in questo stato c'è una legge che definisce cos'è il professionismo e tutta la storia che è considerato dilettantismo, mentre abbiamo davvero bisogno di andare a studiare, a comprendere molto meglio, e il Covid ne è un'occasione, almeno da questo punto di vista, aggiungerei purtroppo, ma di fatto lo è, per poter capire come le federazioni sportive organizzano i propri campionati e le proprie attività, così come fanno gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate. Su questo abbiamo sottolineato ancora di più con forza la necessità procedere e andare avanti verso il riordino del sistema sportivo e del testo unico di cui si sta parlando e che si sta discutendo in questi giorni. Noi continuiamo a dire che abbiamo la necessità che ci si metta mano e che si capisca bene chi fa che cosa, stabilire bene gli ambiti di attività, e questo è il senso proprio del diciamo, di un riordino, ecco, da mettere in campo su tutto il comparto sportivo che noi ancora ospitiamo. Ecco, visto che l'ha citato proprio lei, Presidente, e nel consiglio di ieri del CONI è stata votata, diciamo, all'unanimità, ma con l'astensione degli enti di promozione sportiva, quindi insomma proprio di voi, questa risoluzione in cui viene chiesto al Presidente Malagò sostanzialmente, tra virgolette, semplifichiamo, ma insomma di proseguire questo muro contro muro, se mi passa il termine, con il governo su questo testo della riforma dello sport che non convince tante federazioni. Voi evidentemente avete una posizione, vista l'astensione, leggermente diversa. No, io glielo consento benissimo l'espressione muro contro muro, perché fin dall'inizio la WISP, poi anche con questa ulteriore astensione, gli enti di promozione sportiva hanno voluto proprio affermare il fatto di non aver condiviso mai questo atteggiamento da parte del Comitato Olimpico Nazionale di escludere comunque ogni forma e ogni tentativo, diciamo, di rapporto nel poter ragionare di un'eventuale riforma. In quel documento, come era nel primo, anche se qui chiaramente la forma è diversa, le intenzioni sono diverse, era, diciamo, l'idea, ecco, di aprire una negoziazione con il governo, indicando però una strada del cosiddetto intervento legislativo ordinario, insomma, nella sostanza di dire: bene, mandiamo la palla in tribuna per tutto ciò che riguarda il testo unico, immaginiamo un disegno di legge su questo, caro governo, siamo disponibili a poter ragionare. Noi ci siamo attenuti su questa idea, pensiamo, come dicevo prima, che ci sia bisogno ancora più di accelerare i tempi per avvenire ad un riordino. Ci siamo attenuti, non potevamo chiaramente votare contro, perché in quel documento ci sono delle richieste nei confronti del governo che riguardano il ristoro, appunto, dell'associazionismo sportivo di base, interventi consistenti dal punto di vista delle risorse, e questa ci sembrava chiaramente una parte che anche noi vogliamo e dobbiamo assolutamente sostenere. Quindi non a favore e non contro, ma un'astensione che giustifica di fatto queste due nostre posizioni rispetto a quel documento. Oh, tornando un attimo alla questione del DPCM, c'è anche un vostro comunicato molto duro delle scorse ore: no ai furbetti dello sport. Sì, perché abbiamo voluto appunto stigmatizzare sostanzialmente questo, insomma è evidente che soprattutto da parte di alcune federazioni e di enti di promozione sportiva che non hanno l'attività di interesse nazionale ad alcune categorie, insomma è evidente che si fanno partecipare anche, come dire, giovanissimi a campionati di interesse nazionale, cosa che sappiamo tutti non accadere, e invece tutto questo nelle varie delibere dei consigli nazionali dei rispettivi organismi sportivi sta accadendo. L'abbiamo voluto stigmatizzare e abbiamo sempre detto che tutto ciò che diventa di interesse nazionale, anche per quanto riguarda il DPCM del 18 di ottobre, come noi abbiamo sempre fatto e come abbiamo detto al Ministro in un incontro specifico che abbiamo fatto, al Ministro Spadafora, valgono enorme partecipazione quelli che sono i calendari che sono stati emanati appunto all'inizio della stagione, così evitiamo le furberie e ci mettiamo allo stesso livello, rispettiamo le norme, rispettiamo la salute dei cittadini. Stesso tempo, ecco, chiediamo le storie di
utilizzando la posizione della WISP è forse, insomma, restrizioni anche eccessive, o quantomeno teniamo conto di chi avrà i danni da queste restrizioni, però poi nel momento in cui una regola c'è, piaccia o no, vediamo di rispettarla, insomma, no? E di trovare forme di rivendicazione che sono appunto diverse. Ieri abbiamo sottolineato nel Consiglio Nazionale del CONI, insomma, se costantemente diciamo che lo sport segna il rispetto delle regole, soprattutto alle nuove generazioni, penso quel luogo deve essere il primo a rispettarlo, perché sennò altrimenti c'è qualcosa che non torna sul piano della coerenza. Noi come WISP invece vogliamo essere coerenti soprattutto nel patto etico, quindi non solo nel patto sportivo e sociale che abbiamo con i nostri soci, con le nostre ASD ed SSD, ma soprattutto con il Paese. La WISP, come tutti gli altri organismi sportivi, intercetta risorse pubbliche, risorse di tutti i cittadini. A quelle risorse noi vogliamo rispondere in modo corretto e coerente. Nello stesso tempo, pressione, negoziazione, rappresentanza nei confronti del Parlamento e del Governo perché arrivino misure a ristoro che diano il senso vero di quel rispetto delle norme, che quindi possano ristorare anche quello stesso rispetto. Chiarissimo, grazie al Presidente della WISP Vincenzo Manco per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi, grazie davvero.